Allora Davide, oggi parliamo di promozione, cominciamo dal Castelleone che ha pareggiato in trasferta, risultato che però lascia un appunto di rammarico perché Castelleone comunque vorrebbe di più, mister Miglioli ha già manifestato pubblicamente la sua insoddisfazione, gli attaccanti segnano, Gorlani ha fatto un bel grosso punizione, però la squadra per adesso non ha reso ancora secondo le aspettative. E poi c'è la Salesinese invece che ha vissuto un po' di tutto. Domenica ha perso contro lo Faninghese, una partita tra l'altro molto bella, con delle grandi giocate, che tra l'altro sono sicuro che tu sei in grado di valutare molto bene la qualità dei giocatori, perché da una parte è stato il protagonista Piacentini che ha fatto una vera magia sul secondo gol, dall'altra parte Polonini che so che è stato un tuo compagno di squadra e quindi c'era anche Giancarlo Bianchi, altro tuo ex compagno di squadra, però come in altre partite la Sudinese ha segnato, però ha subito la peggior difesa del girone e quindi è arrivata la sconfitta. E in seguito a questa cosa, Mister Maia si è dimesso e adesso c'è Ferla. Quindi la prima domanda è cosa pensi di queste dimissioni? Se tu al posto di Maia avresti fatto la stessa cosa, perché siamo ancora a inizio campionato, il tempo per rimediare c'era. Sì, il tempo per rimediare c'era, penso che sarebbe stata sicuramente una bellissima partita da vedere, in quanto i giocatori in campo, che conosco benissimo, tra l'altro, sono giocatori che avrebbero potuto benissimo militare nei professionisti tutti e tre, sia Polonini, che tra l'altro ha fatto anche professionista, che piace, che è Bianchi, e quindi i giocatori in campo, per i giocatori che c'erano, sarebbe stata sicuramente una bella partita, in cui poi sarebbe potuto succedere comunque di tutto, no? Quando ci sono giocatori di un certo Polonini ha fatto un livello. grosso punizione Polo, magnifico. esatto, sappiamo già qual è il suo valore tecnico, eccetera. Quindi dico, non penso che Maia abbia lasciato per il risultato in sé di domenica o per i risultati. Penso che ci sia qualcos'altro, sicuramente ci sarà qualcos'altro, perché comunque sia, insomma, sono partite che può succedere qualsiasi cosa, il risultato non è così determinante, sappiamo che può venire, può non venire. Essendo un allenatore nuovo, magari non è riuscito a trovare la chimica giusta con la squadra. Sì, è un peccato sicuramente che abbia mollato in questo momento, perché è un allenatore di valore, si sa, è conosciuto, è molto stimato, conosco, non ce l'ho avuto io in prima persona, ma conosco un sacco di giocatori che l'hanno avuto e ne ho sentito solo che parla bene. Quindi è un peccato, insomma, che abbia lasciato, dopodiché ci saranno sicuramente Delle motivazioni. delle motivazioni valide, ci Tra l'altro mancherebbe altro. Fella ha esordito con la amichevole con la Cremonese, ha perso 7-1, che ci sta con la Cremonese Vabbè, con la ovviamente. Cremonese si sa, l'amichevoli Esatto. con la Cremonese sono sempre un po' delle prove, degli allenamenti, diciamo, Esatto. per misurarsi in una categoria superiore. È già molto positivo il fatto di aver fatto un Un gol. gol. Il gol contro la Cremonese di Non è solito non si riesce mai a scontato. farlo, esatto. Peraltro ha poco tempo Fella, nel senso che tra un paio di settimane c'è il derby col Castellone, che è la partita molto attesa. Quindi non ha neanche tanto tempo per prepararlo. Tu al posto di Ferla cambieresti qualcosa adesso o per adesso faresti piccoli cambiamenti? Arrivi in una squadra in cui è impostata in una certa maniera, arrivi in Ma io evoluzione penso che tutto. sicuramente non è nuovo del settore, neanche Ferla, è una persona che ha esperienza in categorie, quindi avrà già un'idea di quello del da farsi. Poi il cambio di allenatore dà sempre una scossa allo spogliatoio, ai ragazzi, ognuno quando cambia allenatore, ognuno si sente di poter partire da zero, di poter ridimostrare tutto e quindi automaticamente ognuno riesce a dare di più. Questo è quello che succede di solito quando si cambia allenatore. Dopodiché con la Castellonese sarà una bella partita, anche di là c'è un mister preparato, c'è Oscar, il Gorla, come abbiamo detto prima, che ha fatto un gran gol su punizione e che è un elemento che da un momento all'altro può tirare fuori il coniglio dal cilindro. Ecco, sono gente che ha dei grossi mezzi tecnici e quindi sarà una bella partita anche quella, sono convinto.